Questo è il primo di una serie dedicata a aperture rare. Cosa intendo? Varie volte sul forum del mio sito c'è un utente in particolare che mi sottopone aperture che sono giocate in effetti raramente a tavolino per una serie di motivi, ma che invece capitano più di frequente, ad esempio, nelle partite online, nelle blitz online. Però in realtà anche a tavolino sono giocate spesso. Io di solito esprimo dei pareri un po' generici, però volevo raggruppare alcune idee in questi video. Ovviamente non pretendo di essere un'alternativa a una monografia sull'argomento, ma diciamo, il mio obiettivo è semplicemente quello di dimostrare che con un corretto modo di pensare si possano affrontare aperture che normalmente nei repertori, nei libri di repertorio, non sono descritte in profondità dai grandi maestri. Per motivi abbastanza ovvi. Come vedremo, la prima apertura che ho scelto è stata il gambetto Englund, cioè D4 E5. Quindi lo vedremo dalla parte del bianco. Nel prossimo video vedremo un'apertura dal punto di vista del nero, poi di nuovo dal bianco. Insomma, cercherò di accontentare i due colori alternativamente. Perché il gambetto Englund di 4 e 5 è raro a tavolino? Essenzialmente perché si basa semplicemente su un'idea tattica, su un paio di trucchetti tattici e quindi il nero spera di utilizzarli. È chiaro che in una blitz online è più frequente trovare giocatori non preparati. Essenzialmente online, diciamo, ci sono moltissimi appassionati del gioco degli scacchi, ma di solito questa passione non è accompagnata da un'adeguata competenza scacchistica. Per competenza intendo quella, diciamo, che si impara sulla propria pelle partecipando ai tornei a tavolino, che rappresentano tutto un altro mondo. Ora, vediamo subito qual è l'idea del gambetto Englund, qual è l'idea tattica. Dopo D per E5, ovviamente il bianco accetta il pedone, cavallo C6, il nero lo vuole recuperare, cavallo F3 lo difende, donna E7. Questa è la mossa migliore ed è, diciamo, il punto di partenza del gambetto Englund. In realtà vi sono anche un paio di alternative, cioè il nero può anche giocare D6 oppure F6, cioè, diciamo, continuare con un approccio da gambetto puro, quindi vuole proprio sacrificare il pedone per ottenere un vantaggio di sviluppo. Poi, semmai, ne discuterò più in avanti. Ma adesso vediamo l'idea fondamentale del nero. Il nero vuole recuperare il pedone e il bianco potrebbe voler difenderlo con alfiere F4. Tengo subito a dire che alfiere F4 è una mossa giusta e corretta ed appunto esclamativo, ma si sottopone ad alcuni tatticismi che occorre conoscere, basati essenzialmente su donna B4 scacco. Un triplo attacco al re, al pedone in B2 e all'alfiere in F4. Come può proteggersi il bianco? Allora, una prima idea scorretta è sicuramente, quindi un primo trucchetto tattico, è donna D2, paradi con la donna, donna per B2, perbacco, il nero minaccia la torre in A1, come posso difenderla? Beh, con donna C3, ovviamente, ma in realtà dopo alfiere B4 il bianco abbandona. Ora, a prima vista uno può pensare, vabbè, questa l'hai presa da qualche blitz online. No, questa è la partita Alanich 2258 di Elo contro Gwezenek 2018.
2193 di Elo giocata nel 2014 a Rennes. Io rimango veramente stupefacente, cioè pensare che ci sono giocatori di questo livello a tavolino che non conoscono questo genere di trucchi. Va bene, però questa è una prima idea a disposizione del nero. Vediamo la continuazione dopo alfile di 2, che è più corretta. Dopo donna per b2, anche qui vi sembrerà incredibile, ma anche qui ho trovato delle partite a tavolino in cui il bianco è caduto in trucchi pazzeschi. Dico subito che la mossa corretta è cavallo c3. Una mossa perché corretta? Ad esempio dopo alfile b4, che è la migliore secondo la teoria da punto esclamativo, torre b1, attacca la donna, donna a3, e Avruk, Boris Avruk, un grande maestro espertissimo che ha fatto molti libri di repertorio di apertura, cavallo d5, consiglia cavallo d5, con doppio attacco all'alfiere, al pedone c7, e dopo alfiere 5, torre b5. Va bene, lui continua le sue analisi, questa è la partita Trepaterrans 2336 di Elo, il bianco, contro Solani, 1680, un secondo nazionale, e il maestro ha vinto ovviamente nel 2013, e questa è la, diciamo così, la demolizione di Avruk del gambetto Englund. Anche Buckler ne parla, di Buckler è un altro, è un maestro internazionale, grande esperto del gambetto Englund. Ma ecco, torniamo a dopo donna per b2. Vi sembrerà incredibile, ma ci sono giocatori che hanno proseguito con alfiere c3, sempre l'idea di difendere i raggi x, la torre a1, e dopo alfiere b4, che ovviamente ha inchiodato l'alfiere c3, hanno proseguito tranquilli con donna d2 per schiodare il proprio alfiere e difenderlo, e dopo alfiere per c3 hanno ripreso tranquilli donna per c3 e hanno subito matto alla sesta mossa. Questa è la partita, ho preso Martins La Roca, un 1660 di Elo, una partita giocata nel 2017. Perché ho scelto questo? Perché questo La Roca, ho controllato, ha vinto ben due partite identiche. Cioè, sembra incredibile, ma evidentemente lui gioca sempre il gambetto Englund e ha trovato per due volte un avversario che si è fatto avere matto in sei mosse con questa linea. Ora però, sinceramente, il fatto che questo secondo nazionale o anche altri abbiano vinto non significa, secondo me, un bel niente. Cioè, questo è un modo di sognare ad occhi aperti. Noi dobbiamo tenere i piedi per terra, ecco. O appunto usiamo il metodo di Avruk, quello che abbiamo mostrato prima, cioè con cavallo c3 e così via. Però questo significa andare a studiare, ecco. Oppure semplicemente possiamo trovare un sistema, diciamo, più posizionale per eliminare i tatticismi del nero e dimostrargli che questa idea di donna e7 è pericolosa. È come sedersi su una sedia in cui c'è una carota. Può essere rischioso. Tenete presente che fare un torneo a tavolino significa 1. Pagare la tessera agonistica, 2. Pagare la quota di iscrizione al torneo, 3. Pagare il biglietto del treno, la benzina per arrivare alla sede del torneo, 4. Pagare la pensione completa per almeno i 3 giorni del weekend, e poi infine io mi siedo e gioco il gambetto Englund. Ma insomma, è troppo impegno di soldi per un'apertura che si basa solo su un paio di idee tattiche. Però vediamo un pochettino, diciamo, se possiamo, ragionando in termini di minacce e conseguenze, quindi con una logica più da esseri umani, ecco, basandosi su concetti basilari, non andando avanti con le analisi dei motori. Io
adoro i motori scacchistici, io adoro i motoristi, però attenzione, il motore ha un senso se serve per controllare le idee che il mio cervello umano, il mio human brain 3.0 ha messo a punto, perché se no non serve a niente, cioè non mi posso basare su quello che dice Stockfish di 4 e 5. E vediamo come proseguire. Ovviamente un pedone centrale sacrificato va catturato senza tanti problemi, quindi di per 5. Cavallo C6, il nero vuole riprenderlo, ovviamente lo devo difendere. È chiaro che non vado a scegliere linee compromettenti come F4, per esempio, perché mi vado a compromettere la sicurezza del re sulla diagonale H4 e E1. E soprattutto lascio il nero con il vantaggio di sviluppo che lui desidera avere. Quindi cavallo F3 è indiscutibilmente una mossa naturale di sviluppo e dicevo che prima che appunto che donna E7 è la mossa migliore, ma diamo un'occhiata brevemente per completezza alle altre due idee che capita soprattutto nelle blitz online, vi può capitare, ma anche in partite a tavolino. Allora, D6. Questo è un vero e proprio gambetto puro. Il nero spera che voi catturiate per D6, alfiere per D6 e quindi il nero ha vantaggio di sviluppo. Però il problema è che dopo, per esempio, alfiere G5, a volte io gioco anche alfiere F4, devo essere sincero, però è un po' più tattica, diciamo. Alfiere G5 è più semplice perché è chiaro che se il nero copre con F7, F6, io dopo E per F6, il nero non ha più vantaggio di sviluppo perché l'alfiere in F8 rimane limitato. Quindi, cioè per esempio, se cambia, ecco ad esempio alfiere 7, dopo alfiere per E7, donna per E7, E per D6, C per D6, il nero il vantaggio di sviluppo non ce l'ha ed è rimasto con il pedone in meno è il simpatico pedone in D6 arretrato e debole su colonna semiaperta che sinceramente non mi potete dire che stia bene il nero. Quindi è ovvio che il nero dovrebbe cercare di fare qualcosa tipo donna D7, ma ecco c'è sempre questo problema del gambetto Englund, la donna nera sta in mezzo, sta tra i piedi dei pezzi del nero, in particolare degli alfieri. Se stai in E7 limita la mobilità dell'alfiere caposcuro in F8, se stai in D7 limita l'alfiere capochiaro in C8, cioè non sa mai dove piazzarsi. E per D6, alfiere per D6, cavallo C3, mosse naturali di sviluppo. Adesso bianco minaccia semplicemente cavallo B5, perché ripeto, una volta catturato l'alfiere in D6, una volta danneggiata la struttura pedonale del nero, creandogli un pedone arretrato in D6, è ovvio che il bianco, oltre al vantaggio materiale, ha anche un vantaggio strutturale. Quindi il nero dovrebbe giocare o spostare la donna, non so, donna G4, che è stata provata a tavolino, però dopo H3, donna E6, per esempio, il cavallo B5, ripeto il discorso. La cattura cavallo per alfiere per D6 è imparabile perché il cavallo ha un doppio attacco, minaccia l'alfiere in D6 e la forchetta in C7. Quindi una volta che abbiamo eliminato, cambiato qualche pezzo nero, noi rimaniamo semplicemente con pedone in più, migliore struttura pedonale. Quindi non ha molto senso. Che altro potrebbe fare? Alfiere B4, salvare quel benedetto alfiere. Eh sì, però una volta cambiate le donne, beh, sinceramente siamo rimasti con un sano pedone extra senza assolutamente alcun tipo di compenso per il nero. Bene, quindi abbiamo visto che il tentativo con D6 non funziona. Proviamo con l'altro tipo di gambetto che può provare il nero, F6. F6 pure è simpatica, cioè sempre la stessa idea,
Vuole aprire la colonna F il nero, se il bianco cattura E per F6, cavallo per F6 e così via, vantaggio di sviluppo. Però noi non dobbiamo essere alla ricerca, cioè non dobbiamo per forza conservare il pedone, possiamo semplicemente noi lottare per il vantaggio di sviluppo. Un pensiero logico, per esempio, F per E5. Attenti, adesso siamo entrati in una specie di gioco aperto, E4 e 5. Però, ecco, è come una difesa di due cavalli, ma molto migliorata per il bianco, perché il nero è lui che è in ritardo di sviluppo, è lui che non ha giocato ancora cavallo F6. Adesso già minacciamo qualcosa tipo cavallo G5 seguita da alfile F7 scacco, oppure da cavallo F7 alla forchetta, per esempio cavallo F6, cavallo G5. Il nero, l'unica maniera per difendersi è D5, una mossa tipica della difesa dei due cavalli, e per D il cavallo A5, questo è tipico del nero nella difesa dei due cavalli, ma ripeto, il bianco è in vantaggio di sviluppo. Donna per D5 a Rocco. Poi seguito da cavallo C3, e la posizione del nero è molto spiacevole. Il re nero è rimasto al centro della scacchiera, il pedone E5 isolato e debole, la donna nera è esposta ad attacchi, il cavallo A5 sul bordo della scacchiera, i pezzi del bianco rapidamente si attivano con cavallo C3, donna E1, insomma, non ci vuole molto a stare bene. Meglio, ecco, questo è il succo del discorso. Quindi, senza grandi tatticismi, va pensando semplicemente a sviluppare i pezzi. Torniamo quindi alla linea principale del gambetto Englund. Donna E7. Cosa minaccia il nero? Minaccia di riprendersi il pedone in E5. Abbiamo già visto che alfile F4 dà luogo a quei tatticismi con donna B4 scacco. Io penso che la maniera più semplice per schiacciare psicologicamente il nero sia semplicemente giocare cavallo C3. Ora, donna B4 non serve più. La donna in E7 è assolutamente piazzata male. È vero, il nero recupera il pedone, per l'amor di Dio. Non sto dicendo di no, ma ripeto, contro questo genere di aperture secondarie, rare, in cui l'avversario vuole creare confusione in apertura, spera di dare quei matti in 6 mosse, in 7 mosse, cerca questi tatticismi infilate, inchiodatura. Ma perché io devo rovinare il mio torneo con un avversario del genere? Cioè, non ha veramente senso. Intendiamoci, il segreto per combattere queste aperture rare è il rispetto per l'apertura stessa, cioè rispettare il gambetto Englund, per l'amor di Dio, ma rispettare significa trattarlo per quello che è, una variante in cui il nero spera di ottenere un vantaggio di sviluppo, ma in realtà finisce sempre con un ritardo di sviluppo. Vediamo, innanzitutto pensiamo sempre in termini di minacce e conseguenze. Cosa minaccia il mio avversario? Minaccia cavallo per F3 scacco e quindi danneggiando la mia struttura pedonale. Ok, quindi E4, difendo il cavallo F3. Ora, dopo solo 5 mosse, praticamente tutte le minacce tattiche del nero sono state eliminate, rimosse. Il nero non minaccia più donna B4, non minaccia danneggiamenti della mia struttura pedonale, è rimasto però con una donna in E7 esposta ad attacchi. Adesso il bianco già minaccia cavallo in D5. E adesso è già il nero che deve incominciare a difendersi. Come? La mossa migliore è sicuramente C6, però vediamo un paio di alternative. La prima alternativa è, per esempio, cavallo F6, sempre con l'idea di controllare la casa D5 e sviluppare un pezzo. Alfile F4, ora sì che si può fare alfile F4. Adesso attacco non solo il cavallo in E5, ma anche il pedone in C7. Se cattura in F3, donna per F3, sta il pedone C7 in presa, quindi lo deve difendere con D5 e E5, seguita da semplicemente deve difendere il nero il pedone in D5, quindi C6 e quindi arrocco lungo. Ed è molto bella questa posizione, mi piace molto.
Cioè il bianco è vero che ha restituito il pedone, ma è in vantaggio enorme di sviluppo. Ha distrutto l'idea fondamentale del gambetto Englund, ma in generale di tutti i gambetti dell'avversario troppo precoci. Cioè la speranza di dare matto rapidamente si infrange contro il vantaggio di sviluppo del bianco con mosse semplici e naturali. Invece di ovviamente di cavallo per F3 può difendere semplicemente il cavallo in E5, D6, ma allora possiamo proseguire con donna D4 intensificando la nostra pressione sul cavallo E5. È seguita poi da arrocco lungo. Ripeto, l'idea del bianco è sempre quella di andare in vantaggio di sviluppo. Ad esempio, non so, cavallo per F3, G per F, adesso possiamo anche accettare questo danneggiamento di struttura pedonale. Adesso minacciamo sempre il cavallo D5, quindi deve fare C6, arrocco lungo, e il bianco, come al solito, è in vantaggio di sviluppo. E secondo me è molto spiacevole questo fatto per il nero di ritrovarsi con una posizione esattamente il contrario di quanto si era ripromessa sedendosi a tavolino. Può fare anche invece di cavallo per F3, può provare cavallo C6 attaccando la donna. Alfile B5 lo inchiodiamo, alfile lo schioda con alfile D7, catturiamo il solito arrocco lungo. Ripeto, il problema del nero lo vedete sempre lo stesso, la donna in E7. È in una posizione spiacevole, molto spiacevole. Il re nero ha difficoltà ad arroccare sia a lungo, che è abbastanza improponibile, sia corto perché deve completare prima lo sviluppo, ma è appunto in ritardo lo sviluppo. Il bianco, questa per esempio è la partita Londin-Sabol, si tratta di un 2002 contro un 2003, è una partita giocata nel 2003. Insomma, è evidente che il bianco è in vantaggio di sviluppo. Va bene, torniamo quindi alla linea principale, perché avevo detto, ecco, che dopo, qui adesso il bianco minacciava cavallo D5, la mossa migliore, anche quella, diciamo, consigliata consigliata da Stockfish, perché io non mi vergogno a dire che ho controllato le analisi con un motore scacchistico, non c'è nulla di male in questo. L'importante è però diciamo, utilizzare le idee con la propria testa. Ecco, questo è il punto fondamentale. Quindi C7 e C6, mi dicevo, possiamo proseguire con alfiere E2. Qual è l'idea di alfiere E2? Questa è un'idea interessante. Il nero, se lo guardiamo bene, praticamente ha i pezzi tutti a casa, tutti ancora non sviluppati, la donna in E7 che sta in mezzo ai piedi. L'unico pezzo buono è il cavallo in E5. Ci conviene cambiarlo? No, ci conviene semplicemente cacciarlo via. E come possiamo cacciarlo via? Con F2, F4. Quindi noi possiamo tranquillamente giocare D6, cavallo D4. Ecco l'idea, giocare F4. Qui sto seguendo una partita, tra poco vi do il riferimento. Il nero a questo punto, per evitare F4, ha giocato G5. Beh, questa è un'interessante
tentativo di fare un assalto pedonale con G5, H5, però insomma vi rendete subito conto che è rischioso. Poteva essere più ragionevole giocare G6, ecco, per esempio, arrocco, alfile G7, torre 1, e il bianco rimane sempre, ripeto, in vantaggio, però almeno la partita sarebbe stata più giocabile. Ripeto, il problema fondamentale del nero è che il bianco ha uno sviluppo più semplice. Dopo F2, F4 ha un forte centro pedonale a vantaggio di spazio e il nero non ha ancora completato lo sviluppo, è in ritardo di sviluppo. Questa è l'idea fondamentale, diciamo, contro il gambetto Englund, cioè demolirlo nel suo cuore principale. Il nero spera, come in tutti i gambetti, di sacrificare un pedone in cambio di vantaggio di sviluppo. In realtà avete visto che in tutte queste linee è il bianco sempre che rimane con vantaggio di sviluppo. In questa partita, dicevo, il nero ha proseguito con G5, arrocco, H5. Ma ugualmente la tematica F4. Ecco, questa è l'idea principale del bianco, quindi rimuovere il cavallo E5, dopo G per F, alfile per F4, cavallo H6, il nero deve in qualche maniera completare lo sviluppo, donna D2, alfile G4, il nero sta tentando, come vedete, disperatamente di completare lo sviluppo, ma il bianco è già pronto per operazioni attive. Qui poteva anche fare cavallo D5, era molto forte, ma ha giocato, ecco, alfile G5 ed è molto istruttivo vedere che il nero perde questa partita proprio per colpa della donna in E7, per colpa della cattiva posizione di quella donna, che è tutto sommato la mossa chiave del gambetto Englund. Donna D7, cavallo in D5, ovviamente il cavallo è intoccabile, cioè dopo C per D5 segue alfiere in B5, e la situazione ovviamente se copre col cavallo in C6 segue E4 per D5, quindi insomma l'inchiodatura è mortale. E, cioè il problema appunto è quel fatto che la donna nera sta in mezzo, sta esposta ad attacchi, il re nero è al centro della scacchiera, mentre il bianco sta già al sicuro, insomma, è abbastanza ovvio. Quindi il nero ha proseguito con cavallo G8 perché doveva pure parare la forchetta minacciata, cavallo F6 scacco, sempre per sfruttare la cattiva posizione della donna nera. Il bianco ha proseguito con donna A5, bella minaccia, cavallo C7 scacco, forchetta. Il nero ha catturato allora il cavallo, alfile B5, eccola, l'infilata mortale, cavallo C6, attacca la donna bianca, donna A4, la pressione sul cavallo C6 si è intensificata in maniera impressionante, torre C8 per cercare di difendere, E4 per D5, e dopo poche mosse il nero ha abbandonato, vediamo, alfile G7, D per C6, B per C6, cavallo per C6, minaccia scacchi di scoperta da tutti i lati, re F8, cavallo E5, ventesima mossa. Questa è la partita, l'ho vista tutta perché in realtà a questo punto il nero ha abbandonato, una partita del 95 in cui il bianco aveva 2470 di elo, un Movtsesian, il nero aveva 2215 di elo, quindi non è che poi era un giocatore scarso, anzi un buon giocatore, ma come vedete è stato distrutto in 20 mosse. Come vedete, errare è umano, ma perseverare è diabolico. Giocare questo genere di gambetti può andare incontro a rischi colossali. Il segreto per battere queste aperture rare, ripeto, è quello di portare loro il massimo rispetto, anche se oggettivamente l'unico merito del gambetto Englund è quello che il nero lo introduce sin dalla prima mossa. Ma per il resto, sinceramente,
grandi vantaggi per il nero, non sono in grado di identificarle. Nella prossima apertura vedremo un'altra apertura, diciamo, tra virgolette, rara.